Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi la notifica dei nuovi video caricati. Non abbiamo ancora parlato del nuovissimo sistema di autorizzazione per i plugin di Presonus, ossia il Presonus Hub. Lo troviamo all'interno del nostro account sotto My Products, infatti il Presonus Hub è scaricabile cliccando su Download in Installer. Una volta installato lo troviamo come applicazione indipendente e serve per autorizzare ed attivare alcuni tipi di plugin all'interno di Studio One. Questo per sopperire ad alcune richieste dei nuovi sistemi operativi e quindi alle procedure di autorizzazione all'installazione dei plugin. Stiamo parlando infatti soprattutto di macOS X e relativamente a macOS X Mojave e macOS X Catalina. Da questa finestra possiamo infatti accedere immediatamente alla. Una volta acquistati e registrati i plugin sul nostro account, Presonus Hub si collega al nostro account e attraverso il Check for Available Downloads fa una rapida ricerca dei plugin a nostra disposizione, da cui potremo poi installarli direttamente ed attivarli direttamente. Senza questa procedura, Ampere XT, ad esempio la sezione Metal o il Fat Channel Collection, non vengono autorizzati sulla nostra macchina. Possiamo ovviamente controllare che ci siano degli update disponibili o andare direttamente nella pagina shop di Presonus, da cui poter acquistare i pacchetti aggiuntivi di cui parlavamo, quindi il Fat Channel per aggiungere appunto tutta la sezione dei nuovi compressori, l'Ampere XT, oppure altri pacchetti aggiuntivi. Alcuni sono gratis, quindi vi consiglio di scaricarli ed installarli. Lo troviamo sotto nelle sezioni free e vengono sempre aggiunti al nostro Fat Channel. Sempre poi nel Presonus Shop troviamo anche tutte le altre add-ons di Studio One che abbiamo anche già visto, ad esempio le librerie aggiuntive dei loop e dei samples, le versioni di Studio One e gli add-on aggiuntivi di Studio One, come ad esempio il batch processing che abbiamo visto in un altro video. Una volta terminate tutte le autorizzazioni, siamo pronti per lanciare Studio One ed utilizzare i nostri software. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio canale Patreon, dove troverete anche altri video esclusivi per gli utenti Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto.